Buenas, hace poco mi canal superó los 50.000 suscriptores. Desde ya, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a este proyecto de difusión del materialismo político a nivel audiovisual. Para celebrar que hemos superado los 50.000 suscriptores, he grabado un encuentro con uno de los filósofos vivos más importantes del momento. Me estoy refiriendo al italiano Diego Fusaro. Fusaro nació un año después que yo, en el año 1983. Actualmente es director de filosofía política en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Políticos de Milán, al norte de Italia. Ha escrito muchísimos libros, entre ellos se pueden destacar Todavía Marx, El espectro que retorna, Antonio Gramsci, La pasión de estar en el mundo, o Historia y conciencia del precariado, Siervos y señores de la globalización. En la editorial Trota publicó hace unos años Idealismo o barbarie, para una filosofía de la acción. Es colaborador habitual de dos periódicos italianos muy importantes, La Stampa e Il Fatto Quotidiano. Con Fusaro tuvo un encuentro que se grabó para poder ser traducido posteriormente, hablando, entre otras cosas, sobre todo lo que tenga que ver con su último libro traducido al español, que es este, Pensar diferente, filosofía del disenso, publicado también por la editorial Trota este año 2022. He de agradecerle a Fusaro el haber querido participar en un encuentro de mi canal de YouTube y he de agradecer también a Denise Mayenza por haber ejercido de traductora y transcriptora al español de todo lo dicho por Fusaro. Creo que no hay mejor forma de celebrar estos más de 50.000 suscriptores a mi canal de YouTube que haber realizado una entrevista con uno de los filósofos cercanos al marxismo más importantes actualmente vivos. Sin más, espero que la entrevista sea de su interés y que a partir de ella puedan también suscribirse a mi canal si no están suscritos, dejar un comentario abajo para saber qué les ha parecido esta entrevista, darle pulgar arriba y activar la campanita para que les lleguen más novedades de mi canal, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto que disfruten de este vídeo. Agradecer como siempre a las personas que hacen económicamente viable este canal, la gente de PayPal y la gente de Patreon, los patrocinadores griegos, romanos e hispanos, sin los cuales no sería posible la difusión del materialismo político a nivel audiovisual. Sin más, les dejo con mi encuentro con Diego Fusaro. La primera pregunta que yo quería hacerte sobre este libro, Pensar diferente, filosofía del disenso. En él haces un recorrido histórico sobre lo que es la disidencia, enmarcándolo además en distintos tipos de disidencia, revolucionaria, simplemente contestataria. Hablas incluso de la emboscadura de Junger como una disidencia de retiro individualista. Constantemente, a medida que yo leía tu libro, recordaba una frase de Stalin que decía que el consenso solo es posible en los cementerios. La pregunta primera que yo te hago es, ¿estás de acuerdo con esta frase de Stalin? ¿O en tu libro lo que pretendes demostrar es que el consenso es imposible en política y el disenso es algo necesario y esencial para la vida política? Grazie. Ma sono d'accordo sul fatto che il consenso totale sia una prassi dei cimiteri. È evidente che la democrazia dovrebbe presupporre il consenso e il dissenso, l'egemonia di un certo gruppo governativo e poi il rispetto del dissenso. Noi viviamo oggi in una civiltà che sta producendo un'omologazione di massa e che davvero sta producendo il cimitero di cui si diceva, perché effettivamente mai come oggi c'è un consenso di massa che neutralizza ogni dissenso, è quello che viene chiamato il pensiero unico, che effettivamente è un modo con cui nessuno pensa più, perché se tutti pensano il medesimo è perché nessuno sta pensando. E sotto questo riguardo vorrei dire che effettivamente stiamo vivendo nel tempo del dissenso negato, ecco, quindi la civiltà di massa è l'epoca del dissenso negato. Yo he leído detenidamente tu libro, Diego, lo tengo muy subrayado. En él haces una suerte de, no sé cómo llamarlo, historia del disenso o historia de la disidencia, desde las sociedades más antiguas, desde la antigua Grecia, desde Roma. Y sin embargo, lo que se observa en el libro es que, como bien has indicado antes,
hay un factor distinto con respecto a disentir en la actualidad, año 2022, en el capitalismo actual, con respecto a las disidencias del pasado, incluidas algunas del siglo XX. Y ese factor distinto, según lo que tú dices en el libro, es que el disenso hoy cada día más es una suerte de disidencia controlada o de disenso dentro del consenso. ¿Cuándo empieza eso a ser así? Sì, è proprio così. La civiltà liberale contemporanea finge di accettare il dissenso e in realtà è la civiltà che probabilmente ha neutralizzato più di tutte il dissenso. Dicevo prima che la civiltà neoliberale si basa sul consenso di massa imposto mediante la negazione del dissenso. Possiamo fare questo esempio, se vuoi. Nella società odierna del capitale è consentito essere liberali di destra, liberali di centro o liberali di sinistra, ma non è consentito non essere liberali. Quel tipo di dissenso viene negato con categorie della neolingua liberale come rosso-bruno, fascista, comunista, che servono a screditare ogni pensiero che non sia quello liberale. E quindi il pensiero liberale finge di accettare il dissenso, ma in realtà lo nega e valorizza solo dei dissensi che siano coerenti con la civiltà neoliberale. Y Diego, y no, pero no es contradictorio que el liberalismo, que se basa supuestamente en la máxima libertad de expresión, de asociación, de reunión, de mercado, que ofrece supuestamente la máxima variedad de productos, de ideas, teniendo en cuenta que las ideas también son productos, de toda la historia, o por lo menos el liberalismo se vende así, ¿no es contradictorio a tu modo de ver que esa vendida máxima libertad jamás existente en la humanidad sea al mismo tiempo la que mayor homologación social y de formas de ver el mundo ha provocado? È proprio la peculiarità del capitalismo, quella di promettere la realizzazione dell'individuo e di produrre dialetticamente l'opposto, cioè la negazione dell'individuo. Il capitalismo promette da sempre la realizzazione dell'individuo, ma in realtà la nega. Ad esempio, basti ricordare il fatto, già sottolineato da Hegel nelle lezioni sulla filosofia del diritto, che la civiltà dei liberali, di Tocqueville, di Adam Smith, è quella che pensa che l'individuo sia la priorità assoluta e poi però sacrifica l'individuo alle leggi del mercato. Quindi le leggi del mercato vengono prima rispetto all'individuo e possono annientarlo. Per questo la larga parte della critica di Marx al capitale è una critica proprio per il fatto che annulla le libere individualità. Nei Grundrisse Marx insiste sempre sul concetto di libera individualità, che è ciò che il capitalismo nega in realtà. Dopo il 1989 l'abbiamo visto più che mai, si prometteva il mondo libero dalle dittature, dai genocidi totalitari, rossi e neri, e si è prodotto invece una fuga verso il conformismo, verso l'omologazione di massa. La società dei Robinson Crusoe, tutti uguali nel senso di omologati. Oggi il capitalismo fa valere un falso concetto di uguaglianza, che è quello di omologazione, e fa valere un falso concetto di individuo, che è quello in realtà dell'atomo sociale sacrificato sull'altare della potenza del mercato, che è il vero soggetto del capitale. Sì, de hecho tú en el libro, Diego, hablas de cómo esa homologación se produce en diversas esferas de la vida cotidiana. A mí me llamó mucho la atención cuando hablas incluso de la comida, de la gastronomía. En la ideología de lo mismo hablas de cómo hablas de un concepto que me ha hecho mucha gracia, que es lo gastronómicamente correcto, como variante alimentaria de lo políticamente correcto. Es como decir, la universalización de una sola forma de comer implica que las formas tradicionales, particulares de cada pueblo de comida, se pierdan o sean vistas como algo secundario, superfluo, incluso malo. Y esto me recuerda a esta política de la Agenda 2030, incluso de minimizar el consumo de carne
en la población en muchas sociedades políticas, como impulsar el vegetarianismo y el veganismo a escala universal. Y en otra parte del libro, luego si quieres me puedes comentar un poco qué piensas al respecto, en otra parte del libro y conectando con lo que has dicho de Marx, una cosa que me recuerda mucho al fetichismo de la mercancía de Marx, dices, la forma mercancía, en efecto, no sabe ni de tradiciones ni de autoridad, solo conoce la circulación ilimitada, sin barreras morales o religiosas, carente de fronteras éticas o estatales. Estás aquí básicamente, y termino ya mi intervención aquí, reproduciendo una frase que dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que a mí personalmente me encanta. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. ¿Tú dirías que actualmente todo lo sólido y todo lo sagrado se desvanece y se profana más incluso que en la época en que Marx y Engels escribieron el manifiesto? Grazie. Allora, parto dal gastronomicamente corretto. Il capitalismo globalizzato tende a produrre l'uniformazione planetaria e quindi, come dicevamo, chiama uguaglianza quella che in realtà è l'omologazione. L'ideologia del capitalismo è l'ideologia del medesimo, vuole vedere ovunque se stesso, cioè merci che circolano e uomini mercificati. E anche sul piano gastronomico si determina, tra i tanti ambiti, nell'ambito linguistico la globalizzazione diventa la anglobalizzazione, cioè la lingua inglese come unico paradigma. Nell'ambito culturale spariscono le identità, i costumi, resta solo il consumatore senza identità. E nell'ambito gastronomico il pensiero unico politicamente corretto diventa il piatto unico gastronomicamente corretto, cioè vengono distrutte le identità culturali a tavola. L'Europa è una pluralità di culture e di identità anche a tavola. In Spagna avete un'ottima cucina, un'ottima identità gastronomica, anche in Italia, ed è una fonte di ricchezza. Personalmente, quando vengo in Spagna, mi piace mangiare cose diverse rispetto a quelle che mangio in Italia o in Germania, ed è una ricchezza per l'umanità questa pluralità. La globalizzazione invece produce ovunque il medesimo, e sta l'Unione Europea è un esempio concreto di come la globalizzazione opera, no? Chiede agli europei, cioè agli spagnoli, agli italiani e ai tedeschi, di smettere di essere spagnoli, italiani e tedeschi per essere europei. Ma essere europei vuol dire esattamente essere spagnoli, italiani o tedeschi, e quindi è un paradosso. Ci chiede di annullare la nostra identità per non averne più una, no? La cancel culture di cui tanto si parla è l'esempio di questo nichilismo della disidentificazione. Sulla precarizzazione e sul manifesto di Marx, dove tutto quello che è solido si dissolve nell'aria, è effettivamente l'emblema della società liquida contemporanea. Io l'ho chiamata la precarizzazione nel mio libro Storia e coscienza del precariato, che è parafrasa un pochettino Lukács, Storia e coscienza di classe. È il tempo della mobilità universale, tutto deve essere liquido perché il capitale non conosce stabilità, non conosce radici, è permanentemente in movimento perché tutto deve essere merce disponibile. La merce circola, non sta ferma, e quindi il capitale destruttura tutto ciò che è solido, le classi sociali consapevoli, la famiglia, gli stati nazionali sovrani, tutto deve essere liquido, cioè disponibile per il capitale. E oggi vale più che ai tempi di Marx, naturalmente. El término anglobalización me ha encantado. Te pido permiso, Diego, para usarlo. Te citaré, pero me ha gustado muchísimo el término, que lo sepas. Es un placer. Genial. Tu última intervención me hace pensar en muchas cosas. Pienso, tú como italiano, yo como español, estamos acostumbrados por cuestiones culturales muy antiguas a comer pues, la dieta mediterránea, ¿no? Y esa dieta, en gran medida, está amenazada debido a esa anglobalización gastronómicamente correcta que se produce pues, a través de McDonald's, Burger King, Taco Bell y otra serie de, entre comillas, restaurantes de comida rápida o de comida basura. Y dices que, al mismo tiempo, ya no italianos y español, ni españoles, solo europeos. Vamos como una suerte de los Estados Unidos de Europa. Me llama muy poderosamente la atención que el inglés sea el idioma
oficial, oficioso de la Unión Europea cuando Inglaterra se ha marchado de la Unión Europea, ha habido un Brexit. ¿Eso no da cuenta de que la Unión Europea no es más que el lugarteniente del imperialismo estadounidense en el continente europeo? Esa es la primera pregunta que te hago. Y la segunda, si, teniendo en cuenta que ese lugarteniente tiene a Alemania como su principal valedor, y Alemania es un gigante económico, pero todavía un enano militar, no tiene bomba atómica y tiene el mayor número de bases estadounidenses militares en su territorio en Europa, ¿tú te atreverías a decir que la Unión Europea es una suerte de cuarto Reich, siendo el primero el Sacro Imperio, el segundo el Reich prusiano, el tercero el fascista y el cuarto Reich neoliberal? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. La globalizzazione, io la chiamo anche la globalizzazione, la servitù della gleba su scala globale, cioè i processi della globalizzazione stanno producendo un immiserimento, un impoverimento delle classi lavoratrici su scala globale, che si determina poi anche in questo, perché i vermi che arrivano in tavola nell'Unione Europea, le larve, i vermi, gli insetti, sono intanto la negazione dell'identità gastronomica degli europei che non hanno mai mangiato larve, insetti e vermi, ma poi servono anche in questa logica di globalizzazione per dare un cibo a basso costo alle classi lavoratrici che non avranno più la possibilità di mangiare la carne, come dicevi tu prima. Quindi meno carne nel 2030, le classi lavoratrici mangeranno i vermi, e qui abbiamo la classica ideologia liberale che dice essere una possibilità quella che in realtà è poi la necessità. Tu sei libero di mangiare i vermi, ma poi sarai costretto a farlo dalla tua condizione economica di lavoratore. Quindi è l'inganno della libertà liberale. L'Unione Europea è esattamente questo. L'Unione Europea è la globalizzazione infelice nel nostro continente, nella vecchia Europa. Direi, io ho scritto un libro sul tema che si chiama il nichilismo dell'Unione Europea e poi Europa e capitalismo, e anche in spagnolo, Europa e capitalismo. La mia tesi è che l'Unione Europea essenzialmente serve a tre cose. Primo, a massacrare le classi lavoratrici e i ceti medi, cioè l'Unione Europea nasce dopo l'89 come riassestamento, come rivoluzione passiva, direbbe Gramsci, del capitalismo vincente contro le classi lavoratrici, primo. Secondo, l'Unione Europea serve a distruggere le identità dei popoli europei per imporre l'anglobalizzazione, cioè l'identità, il vuoto, la cancel culture, il nichilismo senza cultura. Terzo, l'Unione Europea serve a mantenere l'Europa tutta come colonia di Washington, cioè l'Europa come serva di Washington e dell'imperialismo statunitense. Per quel che riguarda il ruolo della Germania, è chiaro che l'Europa è dibattuta, ha una contraddizione al proprio interno. Da un lato è una colonia di Washington e dall'altra c'è sempre la Germania che cerca di imporre il proprio predominio sul continente europeo. Furono i nazisti i primi a parlare di moneta unica per l'Europa. L'Europa stessa oggi è di fatto il primato della Germania, un quarto Reich ordoliberista, quello che caratterizza oggi l'Europa sotto la guida della Germania. Sono d'accordo con quello che te hai detto, anche se poi in ultima istanza sul piano geopolitico, come dicevi, la Germania non è armata, la Germania ha più basi di basi militari di tutti i paesi europei. Voi in Spagna siete entrati tardi nella NATO, credo negli anni 70, se ricordo bene, nella NATO. Entramos en el 82 y luego hubo un referéndum en 1986 organizado por el PSOE, por la socialdemocracia, donde, esto no sé si lo sabrás, pero el PSOE con Felipe González de presidente, el lema de la época para el referéndum era OTAN de entrada no, para después decir que sí.
Y así entramos y así estamos. Certo, claro. L'Italia è nella NATO dagli anni 40 essenzialmente, come anche poi la Germania, perché sono con l'esperienza del nazismo e del fascismo, come sai, sono state da subito ridotte a colonie, e quindi la Germania è quella che ha più basi militari statunitensi e quindi non ha la sua indipendenza. Tra l'altro in Italia si parla sempre di sovranismo, il partito più sovranista che abbiamo avuto in Italia era il Partito Comunista di Togliatti, che era contro la NATO, contro l'Unione Europea e per la patria comunista, quindi era il paese più sovranista e populista che ci fosse al tempo, mentre invece in Italia le destre neofasciste sono sempre state serve di Washington e lo sono tuttora. Per cui sì, sono d'accordo con te, l'Europa ha questa contraddizione proprio. Joder, es que me salen tantas preguntas. Eso que has dicho, Diego, sobre la libertad actualmente, hay una idea que más o menos en tu libro repites constantemente, que resumiendo sería algo así como eres libre para hacer lo que quieras, pero no puedes hacerlo. Y me recuerda mucho a la frase tan de moda ahora, impulsada por el Foro Económico Mundial, de no tendrás nada y serás feliz. Me parece tremendamente interesante cómo se entrelaza lo histórico con lo geopolítico y con lo filosófico en todo lo que estamos planteando en nuestra conversación. Mi pareja, mi novia, Alicia Melchor, tiene un término que no sé si existe en italiano, en el idioma italiano, para definir la forma en que los sujetos ahora o los individuos ahora se relacionan con la realidad actual capitalista, y es la de sujeto hidropónico. Hidropónico viene de hidroponía. No sé si existe en italiano este término. La hidroponía es una forma de cultivo, de cultivo agrícola, por el cual la planta que se cultiva está suspendida por unos tubos a los que le llevan agua a la raíz, pero la raíz no tiene ningún tipo de contacto con la tierra. De ahí la hidroponía. Se alimenta con agua la planta, pero la planta no tiene contacto con la tierra. Es como si no tuviese raíces o si las raíces estuviesen flotando en el aire. Y claro, volvemos al manifiesto. Todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. Un sujeto hidropónico es más fácil de manipular, porque al no tener contacto con unas tradiciones culturales, nacionales, de clase, de familia o de amistad mismamente, es un sujeto líquido, como diría Zygmunt Bauman, que va dando vueltas por el mundo, acumulando un trabajo precario tras otro, produciendo plusvalor para el capital, y en unas relaciones laborales donde el contrato y el enfrentamiento directo entre patronal y clase obrera ha desaparecido, porque ahora trabajas para una empresa con la cual no has firmado contrato alguno, sea Google, sea Uber, sea Cabify, cuyos dueños jamás el sujeto va a conocer y que encima legalmente no te reconocen como trabajador sino como emprendedor. Entiendo que en esas circunstancias el disenso es muy difícil de organizar. Es, ¿cómo lo ves tú? Grazie, grazie. Molto bella l'espressione del soggetto idroponico, la prenderò in prestito. Sì. È proprio così, effettivamente. La libertà neoliberale si basa tutta su questo inganno per cui il tu puoi diventa un sei costretto a, come l'utero in affitto per le donne. Nessuno ti obbliga, sei libera di metterlo in affitto, ma sarai costretta dalla tua condizione economica e così via. È tutto giocato su questo inganno la società neoliberale. Sul soggetto idroponico è proprio così, è un soggetto senza radici. Qui la figura di riferimento, secondo me, sono le radici etiche di cui diceva Hegel. La famiglia, la scuola, il sindacato, lo Stato, quelle radici che danno solidità e solidarietà insieme, sono comunitarie per definizione. Il capitalismo vuole invece individui vuoti, individui svuotati, riempiti di volta in volta con ciò che la produzione vuole inserire, quindi idroponici, come bene hai detto te, senza radici ma riempiti di contenuti
di identità che di volta in volta sono le identità di consumo, le identità dell'arcobaleno, la Rainbow Left dell'arcobaleno che ha sostituito la nobile sinistra della falce e il martello di Gramsci, di Marx e di Togliatti. La Rainbow Left alimenta il soggetto idroponico di cui dicevamo, le identità. Io lo chiamo il bazar delle identità, il consumismo delle identità di consumo, appunto. Il capitalismo vuole solo individui idroponici. Non collettività che siano il popolo, la classe, lo Stato, la nazione, vuole solo l'individuo senza radici, riempito di volta in volta dei contenuti che il capitale vorrà dargli. E Zygmunt Bauman aveva colto esattamente questo tema della liquidità, dove il liquido, oltre a essere quello che sta sempre in movimento, è anche quello che invade tutto, il liquido prende, occupa ogni spazio. La società liquida è quella di un capitale che diventa, come dire, che invade il mondo intero. Bisognerebbe ripartire anche da Carl Schmitt, terra e mare. Il capitale è mare, essenzialmente, è liquido, tende a lasciare tutto in divenire, in movimento, non ha radici, è tutto in movimento. Vige la legge del più forte, i pirati sul mare, la legge del più forte. Noi dobbiamo invece valorizzare l'elemento della terra, che è il luogo del limite, dei confini, delle identità, delle radici della comunità etica e solidale. Quindi il conflitto terra e mare oggi diventa il conflitto tra il capitale liquido e le comunità territoriali radicate. Pues esto que acabas de comentar, Diego, me viene muy bien para hablarte de un tema que a mí me apasiona, que es la escuela austriaca. Y verás por qué. Hay una frase en tu libro que dice: hoy día es legítimo oponerse a todo, excepto a la relación de fuerza hegemónica, que desde que existe el modo de producción capitalista, es una fuerza basada en el conflicto capital-trabajo. Y la idea es que nunca se ponga en cuestión esa relación de conflicto entre el capital y el trabajo. Pero todo lo demás está permitido. La escuela austríaca, como sabes, desde Hayek, von Mises, von Weber, Murray Rothbard posteriormente, defienden la idea, básicamente, y creo que esto conecta con el sujeto hidropónico, de que todas las relaciones humanas deben ser entre individuos, entre átomos. Basadas esas relaciones únicamente en, como dicen los austriacos, acuerdos voluntarios, signados por una ley que no tiene por qué ser estatal, sino que puede ser privada, pero que sea siempre, entre comillas, pacífica. Y digo entre comillas porque ellos dan a entender que solo cuando se dan relaciones entre los sujetos sin mediar el Estado pueden ser pacíficas y que al mismo tiempo solo las relaciones pacíficas permiten el desarrollo pleno de la individualidad. Te pregunto, ¿no dirías tú que, y en conexión con tu libro, la escuela austríaca supondría una suerte de deriva nihilista del capitalismo en la cual esa hidroponía se cumple perfectamente? Porque ¿qué tipo de relaciones van a tener los sujetos? Si no hay tradición, si no hay nación, si no hay clase, si no hay amistad, si no hay familia, si no hay escuela, como tú has nombrado, cuando esas relaciones son simplemente acuerdos voluntarios donde, si acaso, una autoridad privada es la que afirma si esos acuerdos son legítimos o no. Y esto me sirve también para que, por tu parte, los hispanoparlantes conozcan qué valoración haces tú de la escuela austríaca de economía. Grazie. Allora, parto dalla questione per cui oggi è lecito criticare tutto, ma non il capitalismo e la relazione di forza capitalistico. Allora, Marx ci ha insegnato che il conflitto nella società capitalistica nasce dal lavoro, dal rapporto di lavoro, e quindi se noi vogliamo eliminare il conflitto, dobbiamo eliminarlo anzitutto dal mondo del lavoro, che è invece l'unico in cui non ci è permesso entrare a discutere e a operare, perché la classe dominante gestisce univocamente il lavoro e i diritti sociali e lascia alle masse la gestione compensatoria dei diritti arcobaleno, dei diritti civili, li chiamano, che poi sono
capricci di consumo per upper classes, sono diritti di consumo per chi è ricco. E in questo modo il capitale vince due volte, perché sposta l'attenzione dai diritti sociali, che gestisce univocamente, ai diritti arcobaleno, che sono irrilevanti rispetto alla questione del lavoro, e poi ci convince che siano diritti in realtà i desideri di consumo delle classi dominanti, l'utero in affitto e così via. Questo è un punto fondamentale. Tra l'altro io sottolineo sempre anche ai miei studenti che l'ambito del lavoro è l'unico in cui in Occidente giuridicamente si riconosce apertamente il fatto che c'è una relazione tra servo e signore, il subordinato, il rapporto di lavoro è subordinato, quindi il conflitto è lì presente e non lo si può toccare però. Ecco, quindi questo è il grande inganno, uno dei grandi inganni del capitale. La scuola austriaca che tu citavi, von Mises e Hayek principalmente, vanno distinti secondo me dalla scuola liberale classica, ad esempio da Benedetto Croce in Italia. Dietro Benedetto Croce, che era un borghese capitalistico, diciamo così, o meglio era un borghese che difendeva poi certo il rapporto capitalistico, c'era la grande cultura borghese, c'era Goethe, c'era Hölderlin, c'era la grande civiltà borghese. Dietro von Hayek e von Mises c'è il nulla, c'è solo la finanza, c'è solo il capitale. Infatti il capitalismo oggi non è più borghese, uno dei temi su cui insisto sempre, che oggi il capitalismo è post-borghese, ha superato l'elemento dell'etica borghese, della patria, della difesa delle identità, è antiborghese, è nichilista e consumista. E quindi è chiaro che l'inganno della scuola, uno degli inganni della scuola viennese, intanto è di presentare l'ordine capitalistico come cosmos, come un ordine naturale, che non è ovviamente. E poi l'altro inganno è pensare che tutto si basi sulla forma del contratto privato. Già Hegel criticava i contrattualisti perché pensavano lo Stato stesso come un contratto. Ma lo Stato non può essere un contratto, perché lo Stato viene prima rispetto ai contratti privati, e di più l'errore è pensare lo Stato come contratto alla maniera del diritto privato. Il contratto vale nel diritto privato. La civiltà neoliberale e la scuola di Vienna pensano che ogni relazione sia un contratto mercantile. Anche adesso nelle relazioni erotiche, come sai, si chiede di firmare prima un contratto con le cose che vuoi fare e che non vuoi fare. No, il paradigma del contratto neoliberale invade ogni ambito ed è un contratto fra individui privati di ogni radice, dove c'è solo il desiderio. Oggi l'individuo diventa davvero, come avrebbe detto Nietzsche, l'oltreuomo, Übermensch, a volontà di potenza consumistica illimitata. Non è più altro che la propria volontà di potenza di consumo. Posso tutto, o meglio, posso tutto quello che posso permettermi perché ho il denaro per comprarlo. Questo è Nietzsche realizzato oggi nella società postmoderna. Me parece tremendamente importante esto que señalas, Diego, porque la idea del Übermensch de Nietzsche se la ha solido asociar en el siglo pasado, en el 20, con el nazismo, pero a mí personalmente me recuerda bastante a la idea de emprendedor o de hombre Atlas de Ayn Rand, esa filósofa rusa que se fue a Estados Unidos, que escribió la novela El manantial y la obra La rebelión de Atlas, y que es la madre del objetivismo y de una vertiente neoliberal muy particular, ¿no? La cuestión es que creo que es tremendamente importante esto, porque creo que coincidimos en la valoración nihilista de la deriva capitalista actual y de cómo la escuela austríaca es una suerte de radicalización del liberalismo clásico que se ve desbordado por la situación. Ahora bien, yo te pregunto, esta pregunta es corta pero quizás también compleja. Si ya el capitalismo es postburgués, ¿qué tipo de élite se está conformando? Te lo pregunto porque el politólogo argentino Marcelo Gullo, amigo mío, afirma que lo que se está formando es una suerte de oligarquía financiera internacional cosmopolita que pretende estar por encima de los estados, aunque parte del mundo anglosajón, de la City de Londres, de Wall Street, de Silicon Valley y de Hollywood,
pero que pretende estar por encima de las sociedades políticas tradicionales. Un ejemplo de ello es cuando el dueño de Amazon, Jeff Bezos, obligó a los holandeses, a los neerlandeses, a desmantelar un puente de hierro clásico en el puerto de Rotterdam para que su gran barco, su gran yate, pasara por aquel puerto. ¿Tú dirías, estás de acuerdo con esta visión? ¿Tú crees que las burguesías nacionales clásicas están siendo superadas por la organización de una oligarquía cosmopolita con base en el mundo anglosajón, pero que a través del capital financiero se globaliza? Sono molto d'accordo. Oggi il conflitto di classe, come lo pensava Marx, è presente anche più di prima, ma è cambiata la composizione di classe. Il signore, il polo dominante, è composto dall'oligarchia finanziaria, dai capitalisti big tech, dai signori del big pharma, dal grande capitale cosmopolita no border. La classe dominata, il servo, è composto dalla vecchia classe lavoratrice, di cui diceva Marx, di Arbeiter, e dal vecchio ceto medio borghese, che anch'esso è stato trascinato in basso, e insieme formano la classe dominata, il precariato, io lo chiamo, perché vivono nella precarietà lavorativa, ma anche esistenziale, senza contratto a tempo indeterminato, vivono senza la possibilità di farsi una famiglia, senza la possibilità di stare stabilmente, di abitare stabilmente i luoghi. Quindi questo è il nuovo conflitto di classe, e la classe dominante è una classe post-borghese e anti-borghese, perché non ha più i valori della vecchia borghesia. La vecchia borghesia era pur sempre la portatrice di quella che io, con le grammatiche del mio maestro Costanzo Preve, chiamavo hegelianamente la coscienza infelice borghese. Anche Marx era un borghese di formazione, anche Hegel. La borghesia ha una tendenza universalistica che però si contraddice nel capitalismo, che è particolarismo, è sfruttamento, alienazione, e quindi una parte della borghesia, con la coscienza infelice, aderisce alle lotte del servo, alle lotte di classe. Non c'è stata rivolta contro il capitale che non unisse insieme la coscienza infelice borghese e le lotte del servo proletario. Oggi la classe dominante, dal 68 in poi, tende a non esserlo più, secondo me, non è più borghese, ma è anzi antiborghese. Non ha più la coscienza infelice, ma l'incoscienza felice. Vive nella postmodernità del godimento senza limiti, non ha più i valori borghesi, la famiglia, la patria, la religione, lo Stato, ma solo il nichilismo del consumo e della crescita smisurata. La volontà di potenza, direbbe Heidegger, che cresce illimitatamente, e quindi sono essenzialmente soggetti del tutto antiborghesi. E qui c'è anche l'innesto, il contatto fra la classe dominante finanziaria post-borghese, io la chiamo la destra del danaro, e la nuova sinistra fucsia del costume, che è anch'essa antiborghese. Cioè la sinistra fucsia oggi è antiborghese, proprio come antiborghese è la classe dominante finanziaria, e sia la sinistra fucsia sia la classe dominante finanziaria sono turbocapitalistiche, cioè ultracapitalistiche. E qui c'è l'innesto perverso fra la destra del denaro, bluette, e la sinistra del costume, la rainbow left, fucsia. Qui sta l'innesto. E manca invece la borghesia come coscienza infelice e il proletariato come classe con coscienza che insieme possano contrastare l'ordine della globalizzazione capitalistica. E larga parte del problema sta proprio nel fatto che il precariato non ha la coscienza di classe, non ha la coscienza infelice, ed è, direbbe Gramsci, dominato e subalterno, cioè dominato anche nel piano delle idee. Y una pregunta, he entendido prácticamente todo lo que has dicho ahora. ¿Tú crees que ese conflicto entre esa oligarquía postburguesa contra los restos, lo que queda de burguesía tradicional industrial, podría ejemplificarse en el caso de Estados Unidos en el conflicto entre el Partido Demócrata y la rama del Partido Republicano que lideró Donald Trump?
È una buona pregunta, una buona domanda questa, perché effettivamente Trump, che è sempre un capitalista, imperialista e a capo è stato di un imperialismo come quello statunitense, rappresentava l'animo ancora borghese in qualche modo, non del tutto allineato al nichilismo finanziario. Era sempre a capo di un imperialismo, intendiamoci, che è il nemico principale sul piano geopolitico, gli Stati Uniti. Però peggio di Trump c'era solo Biden, evidentemente. E quindi Biden rappresenta appieno il nuovo capitalismo nichilista, finanziario e fucsia, di tendenza fucsia e arcobaleno. Trump era un capitalismo invece ancora con valori nazionali, in qualche modo, ancora in qualche misura borghese, pieno di contraddizioni, perché poi Trump era contro Cuba e contro Fidel Castro, che invece erano un baluardo di resistenza al capitalismo. Trump ha ucciso Soleimani in Iran, quindi Trump è sempre parte della classe dominante, però rappresenta ancora un'anima non del tutto interna al paradigma del turbocapitalismo. Io lo chiamo turbocapitalismo per distinguerlo dal vecchio capitalismo borghese di cui dicevamo. Te pregunto lo de Trump porque con Trump en la presidencia de los Estados Unidos, este país no se metió, a pesar de que mató a Soleimani, al general iraní, Estados Unidos durante la presidencia de Trump no se metió en ninguna guerra, no se metió en ningún conflicto bélico. Y sin embargo, después del complejo y polémico proceso que llevó a Joe Biden al poder, tenemos ante nosotros pues lo que está pasando en Ucrania, que básicamente sí, Rusia ha invadido Ucrania, pero porque se siente, según Moscú, según Putin, amenazada por una OTAN que no deja de extenderse a las fronteras con Rusia, incumpliendo acuerdos que se establecieron después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Tú dirías, claro, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo conozco mucha gente que afirma que George Soros es básicamente el que mueve los hilos del mundo y el gran Satán. Sin embargo, si uno ve detenidamente, porque sabes que Soros está muy obsesionado por la transparencia financiera de todo el dinero que se mueve alrededor de la Open Society Foundation. La cuestión es que la institución que más dinero dona a la Open Society es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y a mi juicio, esa oligarquía financiera cosmopolita anglobalista, si quieres la llamamos así, la partidaria de la anglobalización, tiene en el Partido Demócrata como su gran instrumento. Y hoy día el Partido Demócrata, en eso que mal se llama Occidente, es una organización política que tiene un proyecto universal directamente nihilista, se puede decir. La cuestión es, ¿qué clase de disidencia se puede hacer ante una ofensiva como la que está llevando a cabo esa oligarquía financiera junto con el Partido Demócrata cuando por el mero hecho de poner en duda o de criticar por qué se produce la guerra en Ucrania, te pueden despedir del trabajo, te pueden meter una gran multa como ocurre ahora en Austria? O incluso te pueden meter en prisión, o pueden hacer como con Russia Today, cerrar el canal para que nadie lo vea. ¿Cómo se organiza el disenso en una situación como la actual? Sono d'accordo con quello che hai detto. È chiaro che il Partito Democratico, che sembra un nome tratto da 1984 di Orwell, il Partito Democratico come la schiavitù e libertà e l'ignoranza e sapere in Orwell, il Partito è Democratico, quando in realtà sappiamo che è il partito del capitale finanziario, il partito di Biden. Bene, in questo contesto è chiaro che diventa più che mai difficile la resistenza. Dico solo una cosa sulla questione dell'Ucraina. Questa guerra in Ucraina è un episodio della quarta guerra mondiale. La terza guerra mondiale fu la guerra fredda, quella tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La quarta è quella che dall'89 gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato a tutto il mondo che non si pieghi all'anglobalizzazione, cioè all'unificazione capitalistica del mondo.
Un poco alla volta, dopo l'89, gli Stati Uniti si sono avvicinati sempre di più alla Russia e adesso siamo all'atto finale di questa guerra, perché il passo ulteriore era prendersi l'Ucraina mettendo le basi NATO vicino alla Russia e poi produrre un regime change che togliesse Putin e mettesse un Navalny o un Kasparov qualsiasi dei fantocci di Washington. Come resistere a tutto questo? Ma io penso che occorra creare un blocco antagonistico rispetto all'imperialismo statunitense. Io ho molta fiducia nella Russia, nella Cina e nei paesi non allineati. Oggi la resistenza al globalismo capitalistico deve passare da un internazionalismo di stati sovrani nazionali non allineati. Dobbiamo ripartire dal concetto di stato sovrano nazionale e di internazionalismo tra stati sovrani nazionali, socialisti e democratici. Dobbiamo ripartire da questo concetto, da un concetto fondamentale. L'internazionalismo non è il globalismo, non è il cosmopolitismo. L'internazionalismo è un rapporto internazione e quindi presuppone le nazioni, gli stati nazionali. Per questo oggi le uniche forme di resistenza che vediamo al capitalismo globale sono offerte da stati sovrani nazionali non allineati, che possono costituire un blocco di resistenza. Se Russia e Cina insieme si opponessero a Soros e al grande capitale, potrebbero farlo, evidentemente, ed è l'unica possibilità. Io non vedo altre possibilità, e quindi dobbiamo sperare in una Russia, in una Cina forti geopoliticamente, militarmente ed economicamente, in grado di resistere all'imperialismo statunitense che sta procurando infiniti danni nel mondo, evidentemente. Antes de hacerte una pregunta larga, te voy a hacer una corta, breve, pero tú responde como quieras. ¿Tú crees que la política exterior actualmente de Estados Unidos evidencia que es una sociedad en decadencia y que el imperio estadounidense está en descomposición? Yo creo que gli Stati Uniti d'America, o civiltà dell'hamburger, abbiano già perduto il primato economico. La Cina ha superato gli Stati Uniti già da tempo. Gli Stati Uniti hanno un unico primato ancora, quello militare. Il vero problema è cosa capita quando chi ha perduto il primato economico ha ancora il primato militare. Si va alla guerra, è quello che sta accadendo questo. Il movimento scomposto di chi sa di aver in qualche modo perso e cerca di rovesciare tutto. Anche nei testi biblici si dice che il diavolo, quando sa di aver perso, combina i danni peggiori poco prima della sua caduta, e quindi credo che siamo in questa fase. Y dirías también que el primado, habías hablado del económico y militar, el primado cultural de Estados Unidos también está en decadencia. Te lo pregunto porque no sé si a ti te ha llamado la atención en los últimos, no sé si 20 años quizás, el cine de Hollywood, las películas de Hollywood, cada vez son más repetitivas en sus argumentos. Recurren cada vez más a temática infantil, adolescente, héroes de Marvel, de DC Comics, los X-Men, Capitán América, etcétera, y parece ser que están estancados en eso, o en una suerte incluso de recuperación de sagas y de películas que fueron míticas en los años 80 del siglo pasado, que los 80 fue la gran época de Ronald Reagan y del cine estadounidense. De hecho, yo te voy a confesar una cosa. Para mí, a mi juicio, la mayor máquina de propaganda política de la historia no es ni la Alemania nazi ni la Rusia soviética. Es los Estados Unidos en la década de los 80 con Ronald Reagan. Tenían a Hollywood y tenían la MTV como herramientas de propagación de esa propaganda. En resumen, ¿tú crees que hay una decadencia cultural sociológica de Estados Unidos? Sì, sono d'accordo con questa tua analisi. Possiamo dire, credo, che gli Stati Uniti rappresentino la propaganda nel suo grado massimo, ma anche nella sua fase decadente. In Italia, quando ci fu il governo giallo-verde nel 2018, era un governo apertamente con simpatia alla Cina e alla Russia, non all'America, e fu fatto cadere anche per quello, probabilmente. Il fascino degli Stati Uniti sul piano culturale, politico, l'American Way of Life,
hanno perduto credito, io credo, e quindi la propaganda non funziona più, e quindi se manca il consenso si usa la violenza. Questo sta avvenendo, ce l'ha insegnato bene Gramsci nei Quaderni del carcere: se puoi governare col consenso e quindi eserciti l'egemonia, non hai bisogno della violenza. Se hai il dominio ma non hai più il consenso, devi usare la violenza se vuoi governare, quello che in Italia abbiamo avuto con il fascismo e quello che stiamo vivendo anche ora con gli Stati Uniti, che stanno usando una violenza planetaria. Y sin embargo, bueno, esto se ve en el reino animal. Cuando un animal, sobre todo un animal carnívoro, se ve acorralado, bien por debilidad física, por vejez o porque está herido, sin embargo, se vuelve muy peligroso cuando está acorralado. Puede darte un mordisco, un zarpazo y matarte, matar muriendo, sería lo que podría hacer Estados Unidos. ¿Tú crees que Rusia, con este auge que está teniendo el rublo actualmente, a pesar de las sanciones por las cuales la Unión Europea, es curioso, sanciona a la economía rusa, pero luego sigue comprando gas ruso con euros y dólares que luego se convierten en rublos? Y luego pues está China detrás, que tiene a Rusia como aliada, para que la nueva ruta de la seda, la nueva franja de la ruta, pase por Siberia, pase por Rusia, llega a Alemania, llega a Italia y pueda cerrar el planeta como ellos lo quieren hacer. La cuestión es que quizás en esta situación, tú has hablado de Cuarta Guerra Mundial, yo en algún artículo he hablado de Segunda Guerra Fría, Estados Unidos está acorralado por Rusia y por China y se vuelve quizás más peligroso por eso, y de esa manera acentúa más sus rasgos culturales e imperiales particulares y hace que lo anglosajón, lo capitalista y lo anglosajón, se acentúe más en los sitios en los que ellos dominan. ¿Tú crees que puede dar un zarpazo peligroso sintiéndose acorralado? Sí, yo creo que sea propio così. Credo que intanto queste sanzioni che l'Europa sta facendo alla Russia sono inutili e anzi dannose per l'Europa, perché la Russia non se ne sta nemmeno accorgendo delle sanzioni, anzi continua a correre veloce nell'economia. L'Europa invece sta facendo del male a se stessa con queste sanzioni, l'Italia in maniera particolare. Ma sono sanzioni che l'Europa fa perché le comanda Washington, evidentemente, semplicemente perché sono richieste da Washington. Non so se ci sarà un sorpasso o se effettivamente la Russia potrà essere piegata. Quello che mi conforta è sapere che c'è la Cina, non dimentichiamoci della Cina. Se la Russia fosse da sola contro l'Occidente, probabilmente verrebbe più facilmente vinta. Ma accanto alla Russia c'è la Cina, c'è l'Iran, ci sono tutti i paesi non allineati. Si è già creata quella che tu chiami la Seconda Guerra Fredda, e che in effetti è una Seconda Guerra Fredda interna alla Quarta Guerra Mondiale, come io la chiamo, e bisogna sperare che si congeli il conflitto, perché il rischio davvero è che si vada invece questa volta in un vero conflitto combattuto, ed è quello che speriamo non accada, naturalmente. Io, per quel che mi riguarda, sostengo in Italia le ragioni della pace e della neutralità dell'Italia, e spererei dell'Europa tutta, contro la guerra. Il nostro governo con Mario Draghi è un governo al servizio di Washington e quindi ci sta portando in guerra, ma credo che lo stesso stia avvenendo anche in Spagna all'incirca. Diverso un po' la Francia e la Germania, che rivendicano con più forza il loro interesse nazionale. Hai visto anche Macron come è cauto nella guerra con la Russia. Anche la Germania, i sindacati e l'Unione degli Industriali non vogliono le sanzioni alla Russia perché sanno che fanno del male alla loro economia. Quindi direi che l'Italia è sicuramente la peggiore nel gestire la vicenda. La Spagna non so, ma ho il sospetto che anche la Spagna, come l'Italia, non stia facendo il proprio interesse nazionale. No, para nada. Voy a hacer de abogado del diablo con la siguiente pregunta, Diego. Porque tú en tu libro hablas sobre el disenso. Tu libro además se conecta con numerosas entrevistas y artículos y otros textos en los cuales tú has explayado tu análisis filosófico de la realidad. La cuestión es que tú tienes mucha presencia a nivel nacional en Italia e internacional, en medios de comunicación, sales habitualmente en televisión en Italia. ¿No eres tú la prueba viviente
de ese disenso dentro del consenso que permite que el consenso siga siendo recurrente. Es decir, no eres una suerte de peregrino en tierra de infieles, pero que precisamente eres necesario para la recurrencia de ese orden político. Buona domanda, anche... Anche Pasolini veniva invitato in televisione in Italia, però poi ha fatto una brutta fine comunque. La società del capitale è una società a tal punto totalitaria che non deve mandare i dissidenti ad Auschwitz e rinchiuderli nei campi di concentramento. Può anche permettersi di averne qualcuno, tanto è inutile il loro dissenso sul piano strettamente mediatico, perché il messaggio unico mediatico riesce a far prevalere il messaggio prevalente. Quindi se tu vai da solo e dici una cosa e gli altri 10 dicono l'opposto, esci ogni volta sconfitto. Infatti non è dalla televisione o dai media mainstream che passerà la redenzione, il risveglio del dissenso. E tuttavia è utile andare anche in quegli spazi per provare a risvegliare qualcuno che per caso ti guardi e capisca qualche messaggio. A me è capitato varie volte poi di trovarmi tra i lettori e fra le persone che seguono le mie cose, persone che mi hanno visto magari in TV o che hanno letto qualcosa di mio sui giornali. Quindi ogni spazio va bene per provare a fare egemonia, se vogliamo fare egemonia naturalmente. Egemonia significa conquistare il campo e quindi estendere la propria visione, produrre una visione che si socializzi sempre di più. Bueno, también se puede decir que es un ejercicio platónico el que haces, ¿no? Es el retorno a la caverna de Platón, en la cual te encuentras con personas dentro incluso del plató televisivo que siguen viendo las figuras, las sombras de las figuras por detrás de ellos. Y evidentemente tú corres un riesgo como filósofo platónico a la hora de hacer eso. El mito de la caverna sigue presente, es una forma de disenso también. Gracias, sí, yo sono... Per me il mito della caverna è il mito della filosofia, verità e liberazione insieme, c'è tutto nel mito della caverna, ci sono i sofisti che oggi diventano i giornalisti, che hanno un unico obiettivo, farci stare nella caverna e desiderare rimanere nella caverna, c'è la missione del filosofo che deve produrre liberazione e questo dobbiamo fare in effetti, scendere nella caverna per provare a tirare fuori le persone, produrre la liberazione. Come scriveva Bertolt Brecht, schiavi ti libereranno, o tutti o nessuno, o tutto o niente, non ci si può salvare da sé. La salvezza è un gesto corale, ce l'ha insegnato Marx. La salvezza non è quella dell'individuo che ha successo e che fa lo start-upper, quello è il successo capitalistico. La vera salvezza è la salvezza corale della società, ci si salva insieme redimendo la società e questo è il nostro compito se ne abbiamo uno. Has hablado antes, y creo que es un tema recurrente también en muchos escritos tuyos, del Estado. El Estado incluso como sujeto de resistencia o incluso como sujeto revolucionario enfrentado a ese nihilismo. Eso que tú llamas izquierda fucsia, que otros llaman izquierda posmoderna, hay un filósofo en España, Gustavo Bueno, que tiene un libro que se llama El mito de la izquierda. Y él distingue izquierdas definidas de izquierdas indefinidas. Las definidas son las que tienen un proyecto respecto del Estado, aunque el Estado sea una plataforma hacia lo universal, jacobinos, izquierda liberal, anarquistas, socialdemócratas, comunistas, los maoístas. Y luego él habla de una izquierda indefinida que carece de proyecto claro respecto del Estado y que incluso no lo busca, que se mueve más por cuestiones sociológicas, subculturales, ONGs, movimientos sociales, feminismo, LGTBIQA+, animalismo, veganismo, etc. También intelectuales y artistas y profesores de universidad que luego a lo mejor convergen en una coalición política que, por ejemplo, en España sería Podemos o en Grecia Syriza o en Italia lo pudo representar en un momento dado el movimiento Cinque Stelle, que más que hacer una revolución o una reforma radical del Estado, tener un proyecto, lo que buscan es parasitarlo, parasitar el Estado, para ganar, conseguir dinero del Estado y llevar a cabo sus agendas particulares. Es decir, parasitar los restos que quedan todavía
estado del bienestar de Europa Occidental. Tú dirías que hay... te hago dos preguntas aquí. ¿Tú dirías que hay ahora mismo un conflicto fuerte entre la definición de un proyecto de Estado y la indefinición? Una indefinición líquida, buscada y defendida por estos grupos. Y la segunda pregunta tiene que ver con la primera. ¿Qué papel le asignas tú al Estado como forma de organización de las personas en la actualidad y de cara al futuro en este siglo? Tante domande importanti. Direi che lo Stato è la questione fondamentale. Poi sulla sinistra sono d'accordo. Oggi abbiamo sinistre antimarxiste essenzialmente, sinistre postmoderne, neoliberali, che pensano al veganesimo, all'animalismo, all'antispecismo, ai capricci arcobaleno e così via. Manca la sinistra marxista, quella che difende il lavoro e i lavoratori. Da noi in Italia c'è Marco Rizzo del Partito Comunista che viene classificato dalle sinistre fucsia come fascista. Questo è il livello del dibattito in Italia. Quando c'è una sinistra comunista vera, le sinistre fucsia la attaccano come fascista. E quindi la sinistra, dal mio punto di vista, oggi è il problema e non la soluzione. Oggi bisogna ripartire da Marx e da Gramsci, andando contro la sinistra, che è l'opposto di Marx e di Gramsci, e anche contro la destra, ovviamente. La destra non mi è mai interessata perché è la parte del capitale, storicamente. Oggi anche la sinistra è la parte del capitale, quindi destra e sinistra sono unite in questo. Lo Stato è fondamentale, bisogna ripartire da Stato e rivoluzione, per citare il noto binomio di Lenin, Stato e rivoluzione. Lo Stato sovrano nazionale, io dico sempre, lo Stato sovrano nazionale può, e secondo me deve anche essere democratico e socialista, l'economia cosmopolita senza frontiere non sarà mai né democratica né socialista. Quindi lo Stato è il luogo fondamentale della riorganizzazione del conflitto di classe. Solo all'interno dello Stato possiamo controllare l'economia, fare politiche di classe, controllare la bestia selvatica, come diceva Hegel, del mercato. Per questo la classe dominante e i suoi intellettuali cerca di screditare in ogni modo lo Stato presentandolo come qualcosa di intrinsecamente fascista. Ma noi sappiamo che lo Stato è anche lo Stato socialista, è anche lo Stato socialdemocratico, è anche lo Stato di patria o muerte, come diceva Che Guevara. Quindi bisogna ripartire da qui, da un internazionalismo che si fondi sugli Stati. Io sono per uno Stato che ponga al centro l'interesse nazionale, quindi l'interesse di chi lavora, classi lavoratrici, ceti medi, contro i parassiti della finanza, del big tech e così via. È un programma minimo di partenza, ma in questi tempi diventa già rivoluzionario, credo. Yo estoy de acuerdo contigo y además creo que eso sigue una vieja tradición dentro del marxismo iniciada por el propio Marx. Como tú bien sabes, Marx prácticamente se tiró buena parte de su vida criticando a otras fuerzas obreras, los anarquistas, Bakunin, contra Proudhon, contra la izquierda hegeliana, contra Bruno Bauer, contra Feuerbach, aunque también tomara ideas de él. Engels también criticó a los bakuninistas, también criticó al programa de Erfurt, como antes Marx al programa de Gotha. Lenin, por su parte, se enfrentó a los socialrevolucionarios, a los eseristas, a los anarquistas, etc. Y Stalin dentro de la Unión Soviética, a los trotskistas, etc. Parece ser que esa tradición dentro del marxismo, de la filosofía marxista, de buscar la crítica radical del que aparentemente está de tu lado o del lado de la clase obrera, es fundamental. Mientras que ahora se busca, curiosamente, un consenso de mínimos que desfigura el fin político tradicional del marxismo. Y creo que a ti y a mí nos ha pasado una cosa parecida, a ti en Italia, a mí en España, que consiste en que retomar esa tradición marxista de criticar radicalmente al aparente amigo antes que al enemigo declarado es una forma de ser pues extrema derecha, fascismo, topo de la policía, etcétera. Lo debe de estar pasando muy mal el marxismo actualmente en los países capitalistas para que se haya llegado a esa situación. Pero
yo creo que hay que reivindicar esa tradición de la crítica interna dentro del movimiento obrero y de los grupos socialistas para poder llegar a un punto del mejor programa posible para los trabajadores. No sé si estás de acuerdo con esto y no sé si, a tu juicio, continuar esa tradición de crítica supuestamente interna es fundamental para llegar a un buen puerto político y no solo filosófico, porque de la filosofía y la política van muy unidas. Sono molto d'accordo con la tua prospettiva e credo che dobbiamo ripartire proprio da lì, da una riforma interna del marxismo che vada al di là delle vecchie categorie, che provi a portare Marx all'altezza dei tempi, come avrebbe detto Gramsci. Bisogna portare Marx all'altezza dei tempi, liberandolo anche dagli errori, perché ci sono anche molti errori teorici in Marx, a mio modesto giudizio. Su molte cose mi sento molto più vicino a Hegel che non a Marx. Ad esempio, il tema dello Stato in Hegel è sviluppato in maniera fondamentale. Quindi condivido pienamente la tua proposta e dobbiamo avere il coraggio di dissentire anche rispetto ai dogmatismi marxisti per rinnovare il marxismo e renderlo all'altezza dei tempi. Ultima pregunta. Okay. Desde la perspectiva de política actualmente en Italia, y me gustaría que termináramos hablando de cómo está Italia ahora mismo en su situación política, geopolítica y social respecto a la organización del disenso. Porque en España la situación es geopolíticamente más compleja, pero ¿tiene Italia, al igual que lo pudo tener el Reino Unido, salvación fuera de la Unión Europea y fuera de esos organismos neoliberales que construyen la soberanía italiana? ¿Crees que Italia tiene salvación y hay en Italia fuerzas capaces de recuperar lo que tú precisamente defiendes? È molto difficile in questa fase. Io ritengo che occorra recuperare la sovranità nazionale dello Stato e quindi uscire dall'Unione Europea e uscire dalla NATO. In Italia praticamente nessun partito oggi propone più questo. C'è stato un momento in cui c'erano alcune forze che proponevano l'uscita dall'Unione Europea. Adesso sono quelle che difendono Mario Draghi e le ragioni dell'Unione Europea. Ma noi attualmente l'Italia è commissariata dall'Unione Europea. Mario Draghi è un uomo della Banca Centrale Europea che non risponde all'interesse nazionale, ma risponde all'interesse del capitale. Quindi la situazione in Italia è pessima, perché abbiamo direttamente Bruxelles che ci controlla. La situazione della libertà del dissenso in Italia è ugualmente pessima, perché in nome della lotta alle fake news combattono ormai apertamente ogni interpretazione che non sia quella capitalistica ortodossa. Quindi anche le cose che noi abbiamo detto qui ora in un dibattito pubblico italiano sarebbero condannate come fake news o come propaganda russa. E quindi c'è una dittatura del pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto in Italia, e temo che sia così in larga parte dell'Europa neoliberale, compresa la Spagna. Bueno, yo después de todo lo que hemos charlado, me ha encantado escucharte, Diego, darte las gracias por haber escrito este libro, Pensar gracias. Diferente, Filosofía del Disenso, gracias. Y como última cosa te pediría que mandases un saludo y unas palabras de ánimo a tus seguidores en España y en otros países de lengua española. Nada más. Grazie di cuore a te, è stato un vero piacere, un onore per me dialogare con te, ti seguo sempre anche sulle tue pagine sociali, condivido le cose che dici, che sono in larga parte quelle che penso anch'io, e saluto di cuore tutti gli amici della Spagna e dell'America Latina che guarderanno questo nostro video, nella speranza di incontrarli presto di persone e di poter dialogare con loro. È un grande piacere per me, siete un grande popolo, una grande nazione, abbiamo molto in comune, dobbiamo difendere l'Europa dei popoli fratelli e liberi. Pues muchas gracias, un saludo y un abrazo para ti, Diego, y para toda Italia, y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Chao, gracias. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más.
y por supuesto gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de PayPal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Thank you.